Gregorio, parliamo un po' della ludopatia che ormai, dobbiamo dire, è molto diffusa. Purtroppo i dati sono non molto confortanti, per questo motivo che insieme all'azienda sanitaria provinciale di Crotone continuiamo a condurre un progetto di prevenzione e di cura del gioco d'azzardo patologico. Infatti ci teniamo con la cooperativa e le altre comunità terapeutiche della provincia di Crotone a far presente che esistono delle opportunità per provare a uscire fuori da questo tunnel. Non è semplice e non è facile. Come tutte le dipendenze, il gioco d'azzardo patologico comporta grandi difficoltà per la persona che ne affetta, ma anche per soprattutto i familiari che gli stanno intorno. Però lanciamo comunque il messaggio che esistono dei percorsi che è possibile attivare attraverso il servizio sanitario regionale. Noi comunità terapeutiche facciamo il nostro e in collaborazione con il CERT di Crotone, quindi vi è questa possibilità. Anche l'Agora Crotone si interessa di questa dipendenza e cerca di aiutare le persone che hanno bisogno. Sì, il progetto si chiama Hermes, è disponibile, c'è una pagina sia Instagram che Facebook per poterlo trovare, per acquisire un po' i contatti, vi è un numero telefonico cui fa riferimento. Invitiamo quindi a chiunque abbia esigenza di contattarci, anche soltanto per un colloquio. Ci sono poi percorsi anche di supporto psicologico, gruppi di auto mutuo aiuto. Comunque per chi ne ha voglia, per chi vuole cercare di uscire fuori, delle possibilità esistono. In tutto questo sono più giovani o adulti che hanno questa dipendenza? Purtroppo è molto diffusa a tutti i livelli di età. Parliamo da giovani fino a persone molto grandi di età. È particolarmente strano purtroppo vedere anche tra uomini e donne, tra casalinghe, lavoratori. C'è l'intera società è percorsa da questo tipo di fenomeno. E colpisce il fatto che la dipendenza può essere sviluppata nel chiuso della propria casa, come pure dentro una sala da gioco, può essere purtroppo sviluppata dappertutto e gli effetti si vedono nei disastri che portano intorno.